Buonasera a tutti, grazie di questo invito e soprattutto a questo invito a riflettere insieme diciamo con gli occhi della Fede, eh, riflettere insieme sul tema delle migrazioni ma soprattutto sulla realtà delle migrazioni. Ho pensato di eh, dividere questa, questa riflessione proprio seguendo anche le suggestioni del, del programma attorno a questa parola ospite di dividere questa riflessione in due momenti. Una prima parte in cui rileggere l'atteggiamento dell'esperienza della Chiesa nel campo della storia, nella, nel guardare la realtà del migrante, la realtà dell'ospite. E una seconda parte fermarmi a, a leggere la l'esperienza della Chiesa in Italia oggi, alla luce anche di un'Italia e di un'Europa eh, che sta cambiando i suoi luoghi fondamentali proprio nell'incontro con persone che provengono da 198 nazionalità diverse. Eh, siccome ha ricordato Benedetto XVI nella sua enciclica, eh, Deus Caritas Est, Dio è amore. Tutta la storia della salvezza, Antico e Nuovo Testamento, può essere letta in questa logica della carità, dell'amore di Dio per l'uomo. E la storia anche della salvezza è la storia di questo amore divino che dalla creazione passa anche attraverso le contraddizioni dell'uomo, i drammi della storia, dentro una continuità che ha al centro la fedeltà di Dio e il suo progetto. Tutta la storia della salvezza per dirla. Con Rosmini è una storia d'amore. E nella storia antico testamentaria noi riconosciamo immediatamente come l'amore di Dio incrocia le persone e un popolo in cammino, con una particolare attenzione che coniuga insieme l'ospitalità di Dio e Dio come ospite. Pensiamo a Dio che ospita nella storia l'uomo e la creazione. Ad Abramo, che ospita Dio, e come questa ospitalità lo carichi di un amore tale che Dio gli regala un figlio e una terra, Genesi 18. La sua ospitalità apre anche al dono della terra dopo un cammino. Giobbe si inserisce nella stessa tradizione ospitale quando ricorda, Giobbe 31, 32, All'aperto non passava la notte lo straniero, e al viandante aprivo le porte. All'aperto non passava la notte lo straniero e al viandante aprivo le porte. Siamo nell'Antico Testamento, nella storia di oggi centinaia di persone passano la notte all'aperto, non un giorno, ma anche una settimana, dieci giorni, quindici giorni nei nostri porti dove stanno arrivando. Sodoma invece viene punita con fuoco e fiamme perché ha abusato dei viandanti e degli stranieri. Genesi 19:24 Ruth è la donna simbolo di una straniera che è accolta e dalla cui stirpe nascerà il Messia. La storia della salvezza cresce dentro questa storia della ospitalità. La storia di Gesù è una storia di parole, ma anche di relazioni. Eh, Gesù è il Logos, ci ricorda Papa Benedetto, sempre ce lo ricordava la Deus Caritas Est, ma è anche un Dialogos. L'Evangelista Matteo costruisce il suo Vangelo su cinque grandi discorsi, sull'amore, il discorso escatologico, il discorso in parabole, il discorso apostolico, il discorso sulla Chiesa. Cinque discorsi che dicono la necessità dell'ascolto di Gesù, anzitutto, ma cinque discorsi che dicono anche l'importanza dell'ascolto come strada dell'amore, come luogo di giudizio, come stile apostolico, come vissuto della Chiesa. E Luca legge la storia di Gesù dentro un viaggio, dentro un cammino. Marco e Giovanni... Sottolineo molto il valore di questi incontri e relazioni, soprattutto con gli ultimi, i bambini, le donne, gli stranieri, i malati, i samaritani. Interessante che la parabola del buon samaritano può essere considerata l'icona dell'amore allo straniero, ma anche dell'amore dello straniero, Gesù che si identifica nel samaritano un uomo in viaggio che si preoccupa di un altro uomo in viaggio. È una parabola proprio della quotidianità assente rispetto alla novità, allo straniero, a chi non si conosce. E anche il racconto di Emmaus, ancora una volta, segnale come Dio si nasconde nel forestiero. Non ascoltare... La parola e le parole degli uomini, non creare relazioni, significa non maturare nella fede, non incontrare le persone, soprattutto i più poveri, significa non camminare sulle strade della carità, non vivere di speranza, perché si scade nell'abitudinarietà. L'ascolto e la relazione in Gesù e di conseguenza nella Chiesa è la prima strada dell'affetto, che non è un semplice sentimento, ma un atteggiamento responsabile per maturare la consapevolezza dell'ad factus, cioè dell'essere fatto per, per la salvezza. E anche in questo senso, nell'immagine del giudizio universale di Matteo, Cristo punisce con l'inferno, con la disperazione e la morte chi non lo ha riconosciuto anche nello straniero. Infatti Dio rimane esterno, estraneo per l'uomo, altro rispetto all'uomo. E l'uomo nella sua libertà deve riconoscerlo come ricorda l'Apocalisse, io sto alla porta e busso Apocalisse 12. La storia della Chiesa non poteva non informarsi eh, alla luce di questa storia di Dio e del Dio di Gesù. E la storia della Chiesa è iniziata con due gesti di amore e di riconoscimento, la croce e la Pentecoste. Dio che ama l'uomo con il dono della sua vita e Dio che ama l'uomo continuando la sua presenza spirituale tra noi per costruire relazioni. Quella storia di amore di Dio continua nella storia della Chiesa. E tutto questo è, è riassunto molto bene il Lumen Gentium 8, laddove la Lumen Gentium, questo documento del Concilio, 50 anni fa ci ricordava che come Cristo è passato in mezzo alla gente con amore, così la Chiesa deve riuscire a passare in mezzo alla gente riconoscendo e preferendo soprattutto i più poveri. La diversità dei due atteggiamenti sta nel fatto che l'atteggiamento di Gesù è continuamente e solamente informato dalla grazia, mentre i nostri atteggiamenti sono anche informati dal peccato, dal limite. E questa differenza chiede continuamente quella riforma, quella purificazione, che è anche uno dei temi con cui Papa Francesco oggi ci aiuta a rileggere la vita e la storia della Chiesa. In questa storia della Chiesa riconosciamo immediatamente la condizione di viandante degli Apostoli, Paolo si considera uno straniero, eh, e dei diaconi, Filippo. Ma anche l'attenzione a superare la distinzione tra le persone, straniero o meno, dentro un tema nuovo, il tema della fraternità, della fraternità universale. In questo senso possono essere lette le parole degli Atti, capitolo 10 e 11, che superano la distinzione tra puro e impuro, ma soprattutto le parole di Paolo ai Romani, al capitolo 2, capitolo 3, capitolo 5, capitolo 8, e le parole ai Galati. Quanti siete stati immersi in Cristo, vi siete vestiti di Cristo. Non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio né femmina, tutti voi infatti siete uno in Cristo Gesù. Paolo non nega le differenze, ma afferma piuttosto la differenza cristiana nel considerare le persone. Un tema questo che viene ripreso anche nel biglietto a Filemone, in cui si parla di uno schiavo onesimo da considerare come un fratello, un familiare, che nella storia del diritto questo biglietto viene considerata la prima dichiarazione dei diritti dell'uomo. La lettura dei Padri della Chiesa è ricca di testimonianze e di insegnamento sulla ospitalità, sull'accoglienza dell'alto, un'antologia preziosa da conoscere che ricorda come il mio spazio di vita e di mondo vada condiviso con tutti. Anche se riconosciamo già in questa letteratura rischi nazionalistici, localistici, Taziano, Tertulliano, di divisione, non è un caso che queste due figure di padre della Chiesa non sono figure che eh, sono diventate sante, proprio perché nella loro vita hanno esasperato alcuni atteggiamenti anche di divisione, di, di scontro, pur avendo una teologia anche ricca. Tra le opere più note ricordiamo la lettera di Ogneto della fine del secondo secolo, dove si nota che i cristiani non solo si amano tra loro, capitolo 1 versetto 1, ma amano tutti, capitolo 5 versetto 11. E nella stessa linea Ignazio di all'inizio del secondo secolo, nella lettera dei, ai cristiani di Efusio e di Tralli, e Giustino, che è un filosofo e martiri, nella prima apologia parla del cristiano che si riconosce dal suo amare tutti, anche lo straniero. Aristide di Atene è ancora più esplicito. I cristiani, se vedono uno straniero, lo conducono in casa e gioiscono con lui come con un fratello. L Apologia, capitolo 15, versetto 7. Una frase molto bella. I cristiani, se vedono uno straniero, lo conducono in casa e gioiscono con lui come un fratello. Nel 2011 abbiamo raccolto una serie di testimonianze di persone, famiglie di Lampedusa, che quando sono arrivate al porto, e sono, stavano arrivando questi giovani, questi, queste donne con bambini, questi bambini senza genitori, hanno soprattutto fatto questo, lo hanno condotto a casa. E hanno gioito con lui. Eh. Ed è per questo che la storia di Lampedusa è stata considerata una bella storia cristiana. E proprio in questi giorni, il sindaco di Lampedusa è andato a Strasburgo a ritirare il premio europeo della solidarietà, che è passata attraverso queste storie di persone.